Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovo episodio di ProFarming stagione 5. Allora, in questo episodio andremo ad automatizzare il nostro bel trinciato con il CursePlay. Per chi non lo sapesse, il CursePlay è una mod che adesso andremo a vedere che ci permette di automatizzare molti dei lavori che non si possono appunto automatizzare normalmente in Farming Simulator. Per esempio i trasporti, non possiamo premere per esempio H e far andare in automatico i trasporti di silato, anche perché sarebbe improponibile per quanto riguarda andare a scaricare, il gioco dovrebbe inventarsi dove andare a scaricare queste cose qua. Invece con il CursePlay si può, è una mod che c'è dal 2000 e... mi pare che si chiamava Path Tractor, se non sbaglio, e su Farming Simulator 2009 mi pare che si chiamasse, e ha subito davvero dei cambiamenti epocali. Siamo arrivati a una versione davvero fantastica rispetto a quando, mi ricordo, utilizzavo ancora appunto questa Path Tractor, che tra l'altro era integrata dentro i trattori, una cosa stranissima, tipo la MR dello scorso videogioco, dello scorso capitolo della saga di Farming. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere come possiamo automatizzare. Allora, oggi ci occuperemo di questo campo qua, che non è gigantesco ma neanche piccolissimo. Inoltre l'ho scelto perché qua in fondo la capezzagna è libera, perché voi dovete tener conto che comunque hanno delle mano questi appunto questo questa mod fa fare il trattore delle manovre un po' tanto larghe, senza retro però un po' tanto larghe. Di qua vedete c'è anche tanto spazio, quindi un campo perfetto per quanto riguarda il CursePlay. Allora, noi non perdiamo tempo, aspettate che mi giro, ok? Noi non perdiamo tempo e iniziamo subito a registrare. Allora, mio consiglio personale, non è obbligatorio, ma io vi consiglio di... è un qualcosa di non ancora verificato, non l'ho ancora capito bene. Però sembrerebbe che il gioco registri meglio con un rimorchio a carico, che ha già un po' di carico dentro. Questo penso per le fasi di scarico e poi penso anche per la dinamica. Comunque, non perdiamo tempo. Io qua ho ancora un po' di silato del campo di sopra. Comunque, ci portiamo qua. Ci portiamo un po' fuori dalla zona delle manovre, quindi magari qua, per esempio, e partiamo. Allora, prima vi consiglio di dare un'occhiata alla mappa, studiarvi un attimo il percorso. Per farlo realistico io lo farò viaggiare proprio sulla strada asfaltata. Allora, solo fatemi ancora controllare che non ci sia in mezzo, infatti questo qua lo spostiamo solo perché dato che faremo una registrazione del percorso, cioè gli diremo lui dove deve andare, non possiamo poi metterci lì ad avere in mezzo dei trattori o quant'altro che ci potrebbero ostacolare, diciamo, la registrazione. Poi lui ripete questo ostacolo tutte le volte. Allora, facciamo veloci. Tasto destro per aprire il CursePlay. Se l'avete inserito per la prima volta, vi chiederà, prima di entrare nel salvataggio, se volete autorizzargli la scansione dei campi. Io vi consiglio di farlo, lui vi scannerizza tutti i campi per delle funzioni che andremo a vedere magari nei prossimi episodi. Poi, invece, vi chiede anche se volete far mettere i costi per quanto riguarda l'operaio. Io adesso ho messo di no perché, ragazzi, sapete, costa davvero, cioè già consumerà tanto carburante. Se ancora mi metto a fargli scalare i soldi è davvero un bel casino. Allora, facciamo inizia registrazione percorso e vedete che lui ci ha fatto qui il cartello di partenza. Ora partiamo e registriamo il percorso che gli facciamo fare. Allora, pensate che dovete essere il più accurati possibile perché lui si muoverà tutte le volte nel modo in cui vi muovete voi. Non fate mai curve troppo strette o troppo larghe, perché ecco, tipo quello che sto facendo io adesso non va bene. È che ho il rimorchio un po' troppo carico, non sono abituato. Ecco, poi non vi preoccupate della velocità, potete farlo anche tutto i 10 all'ora, ma dopo andremo ad impostare in modo che vada lui sempre al massimo. Ovviamente intelligente, cioè se ci sarà il traffico si fermerà, altrimenti girerà velocemente. Cioè si fermerà, oddio, rallenterà. Vi sconsiglio di fare sorpassi e queste cose qua durante le fasi di registrazione, perché poi passate nell'altra corsia e rischiate che magari
uno o due viaggi dopo, poi anche lui fa di nuovo il sorpasso, però c'è gente che viene su, è un casino. Allora vi consiglio di far così. Ok, allora intanto vi faccio notare, se guardate c'è, allora, percorso temporaneo, vabbè, perché non l'abbiamo ancora salvato, dopo lo salveremo. Poi abbiamo quel segno lì, con il 92, 93 aumenta, e praticamente è semplicemente il numero di punti chiave. Lui come ragiona? Ragiona che si registra delle determinate, in ordine dei punti chiave per la mappa, delle coordinate. Quindi lui dice, ok, punto 1, poi mi dirigo verso il punto 2, verso il punto 3 e così via. Adesso arriviamo qua, ragazzi. E comunque quello lì è il totale dei punti. Ora, scarichiamo. Potete scaricare anche da fermi, uguale, tanto poi lui automatizzerà tutto. Però fate lo scarico, perché deve memorizzare che questo è il vostro trigger, il trigger che volete, su cui volete scaricare. Ora, usciamo. Anche qui larghi, perché altrimenti poi è un casino. Ora, come strada di qua si arriva? Sì, si arriva. Anzi, si arriva ancora più velocemente, ma meglio così. Potenzialmente poi, se in un futuro utilizzeremo anche, cioè compreremo anche il campo 37, più o meno dovrebbe andare bene. Quasi lo stesso, dovrebbe andare bene quasi, diciamo, lo stesso percorso. Magari non sarà proprio precisissimo, ma comunque potremmo anche utilizzarlo. Di sicuro per la parte che abbiamo in farm, quella, non so se avete presente tutti i campi 25 eccetera, comunque la zona centrale, lì potremmo fare anche un solo percorso, perché poi tanto lui lì sono tutti al centro, cioè sono tutti ravvicinati, non ci sono ostacoli, quindi va bene lo stesso. Allora, in questo caso ho deciso che lo faremo fermare qui, in fondo, ed è tutto dall'altra parte del campo. Questo per non intralciarsi. Allora, direi che qua è a posto, quindi arriviamo qua e schiacciamo questo recording stop. Tac. Ora, andiamo sul tasto salva, che dove me la... qua, ok. Perché è la prima volta, ragazzi, che vedo questa nuova interfaccia. Ok. Nome del percorso, scriviamo... campo 36 trattino VGA. Ok, così almeno io vi consiglio di salvarveli così, così almeno vi segnate da dove si parte, a dove si arriva e siete a posto. Ok, ora portiamo giù la trincia. Portiamo giù al campo, così la mettiamo già in automatico e siamo a posto. Tra l'altro, ragazzi, grandissimi per il feedback, eh? Siamo arrivati a più di 220 mi piace allo scorso episodio, eh? Grandissimi, siete dei grandi. Vediamo se... Oh! Vediamo se riusciamo a fare ancora di meglio con questo, eh? Che ne dite? Pensavo comunque tutti i tutorial del course play alla fine di farli così, in pro farming. Se per voi va bene. Piano. Ok. Andiamo avanti. Questo qua è basilare. Diciamo che il course play, utilizzare il course play con le trince, con le trebbie, è la cosa più comoda che ci sia, più utile che fa il course play. Poi ci sono anche tante altre figate. Altre figate che andremo poi a vedere più tardi. Più avanti, scusate. Però secondo me questa qua è la migliore. Il trinciato di gruppo, non pensate male, è davvero la meglio. Ok, now ci mettiamo abbastanza dritti, automatico, a posto. Ora, come lo impostiamo questo qua? Allora, gli diciamo, ok, usa percorso, no, non ancora, perché non gli diciamo ancora che deve utilizzarlo, però facciamo che deve andare in modalità combi. Aiuto la guida, svuota trebbia e scarica. Ok, questa qua, la seconda, che è praticamente la modalità che gli dice tu segui la trincia, poi vai a scaricare. Vale la stessa cosa anche per le trebbie, ovviamente, eh? Poi andiamo nella selezione della trebbia, questa casella qua, e facciamo, togliamo ricerca automatica, mettiamo in manuale e selezioniamo la Big X. Vedete, con queste freccette.
Mi raccomando, mettete manuale perché altrimenti poi si creano casini se vogliamo mettere un secondo trattore, come faremo noi. Allora. Ok, direi che qua a posto. Velocità su strada automatica dal percorso. Per cambiare. Cos'era quest'icona che è uscita prima? Ah, si può usare. Figata, hanno implementato la rotellina. Bello, bello. Sta diventando davvero una signora mod. Ok, velocità sul campo va bene così. Qua ci sono degli errori di traduzione, penso, perché vedete qua ci sono ancora le righe di comando. Comunque per adesso va bene così. Parametri di guida, a posto. Usa percorso. Nessuna tra le vie disponibile. Com'è possibile? Ok, bene. No, perché ci metto un attimo a riconoscere la trebbia. Allora, vedete adesso, vabbè, probabilmente in base a come lo impostate vi taglierà in mezzo ai campi. O meglio, quando noi avremo superato già trinciato questa parte qua, poi lui molto probabilmente di solito non taglierà mai in mezzo ai campi. Però adesso deve farlo, perché comunque è un casino altrimenti. Poi potete vedere sulla mappa. Aspettate, ok, ci spostiamo. Sulla mappa potete vedere che c'è course play e fa vedere in tempo cioè fa vedere direttamente dove si trovano tutti i mezzi che si stanno muovendo. Una figata pazzesca. Ora vi faccio vedere come impostarlo su un secondo trattore, perché anche questo trattore di sicuro dovrà anche collaborare al trinciato. Quindi adesso tasto destro, vabbè, lo giriamo un pochino. Tasto destro. Stavolta andiamo qua sul browser dei percorsi, abbiamo solo questo. Facciamo load course, che è questa cartella qua. È uguale anche a farlo questo, in questo caso è identico. Però la differenza qual è? La differenza è che il course play ci permette di combinare percorsi. Nel senso, io gli dico fatti prima questo, poi quando lo finisci inizia anche l'altro, eccetera. Per combinarli bisogna fare il primo, importarlo così, e poi gli altri fare col più. Altrimenti questo lo rimpiazza solo, sovrascrive. Ora, di nuovo stessa modalità di prima. Di nuovo manuale. Mettiamo Chrono Big X. Ok, a posto. Ora lui si metterà nel punto più vicino. Vedete qua, ha riconosciuto che qua c'era il percorso. E boh, e parte e va. Ora andiamo a vedere un pochino come si comporta di là. Gli sono partite i fari? Cos'è sta storia? Vabbè. Ah, perché sono le 19:48, ecco, probabile per quello. Comunque, come potete vedere, c'è. Adesso vedremo anche arrivare su. Ah, ecco, guardiamo un attimo la manovra. Vedete? Allora, la trincia si gira tranquillamente. Adesso ho un po' paura perché mi sa che quella tettoia forse dà un po' di fastidio. No. Sì, dà fastidio. Cazzarola. Cazzarola, ragazzi. Dobbiamo un attimo intervenire. Intanto vediamo che c'è questo. Sì, qua dice Max sta slittando. Di solito quando sta slittando è appunto perché ha sbattuto contro qualcosa. Solitamente. Allora, lo stoppiamo un attimo. Ferma. Lo giriamo noi. Li cambio anche un attimo la cosa delle luci, perché mi dà davvero. Ok. Ora rifacciamo un attimo usa percorso. Va bene. Magari prossima volta utilizzeremo anche in combinazione la auto combine, così non avremo questi problemi di manovra. Ok. Ho messo la mod, quella del scarico simil reale. Si nota poco, un pochino si nota ma poco. Ok, come vedete il case è arrivato ed è lì a posto. Ora vi faccio magari qualche inquadratura figa, no? Perché vedete questa. Ok. Mettiamo tipo così, guardate. Tan 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 tan. Tom, tom, tom. Tra parentesi, musichetta figa. Guardate da dietro. Guardate che roba. Guardate. Guardate, questo sì che è trinciato. Questo è agromodernino. Questo è course play. Sì. No, davvero una figata. Guardate, ragazzi. Praticamente il trattore in automatico ha capito: oh, tu sei quasi pieno, allora inizia ad andarti dietro. Non parte subito, ovviamente. Parte quando vede che, cioè, gli puoi impostare la quantità comunque più di solito più o meno o al 50% o all'80%.
dipende dall'impostazione che gli dai. Comunque di base uno mette sempre quei valori lì, o 80 o 50, dipende un po'. Se è un campo gigantesco ovviamente gli diremo 50, perché... Ah vabbè, vediamo se riusciamo a fare qualche manovra decente. No, non girarmi. Ok, vediamo un po'. Ecco, vedete la manovra qua l'ha fatta decente. Comunque vi stavo dicendo, vi conviene mettere 50 ovviamente quando c'è... quando avete campi molto molto grossi, perché comunque ci metterà un attimo di tempo a raggiungere il trattore. Qua è il campo piccolino, però altrimenti sì, ci mette un sacco di tempo. Comunque, come vedete, lavora davvero 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 bene. È un signor, è una signora mod, penso sia una delle mod migliori che esistano. Eccoci qua. Comunque adesso dovremo ancora vedere lo scarico, poi chiudiamo l'episodio. Ah, mi avete consigliato intanto, ve lo dico, di comprare prima la Eber e poi il T-Rex. Quindi sì, penso di comprarlo tutti e due alla fine. A meno che avete ancora tempo fino al prossimo episodio, tanto per adesso non ho ancora i soldi per permettermi, ma questa costa 165.000, figuratevi, più ancora 3.000 di pala. Se avete qualche... pala gommata bella da consigliarmi, consigliatemela, mi passate il link e vediamo se magari la metterò. Sarebbe una buona idea secondo me, giusto per inserire anche qualche mod ogni tanto. Comunque questo, ecco, vedete, qua è pieno, finito, gira. Ma mi ha evitato? Ah no, puntava al coso, ok. Vedete, poi adesso lui punterà al punto che gli ho dato io prima. Sapete da dove ho iniziato a registrare? Andiamo. Ci salgo sopra così lo vedete. Per bene, vedete, io l'avevo detto che partivano da qua, quindi si parte da qua. Tac, partito. Ha acceso frecce lampeggiante perché è su strada. Non so come mai anche le frecce, però in questa versione anche le frecce. Vedete, girare gira abbastanza preciso. E... cioè, oddio, più o meno. Perché non è un sistema che calcola le manovre. Sì, qua ero io, vi ricordate prima che avevo sbagliato, che avevo iniziato a fare su e giù. Questo potrebbe creare dei problemi, sì. Perché mi fanno storto tutto poi dopo. Ok. Ah, il Puma deve di nuovo fare la manovra lì. Però adesso noi guardiamo un attimo qua. No, a parte che andiamo un attimo a sistemare il Puma. Sta casetta. Vedete, l'unico limite del course play appunto nei campi è che bisogna avere davvero un po' di spazio per fare le manovre, altrimenti... Andiamo a vedere un attimo il nostro amico Fritz, che è arrivato qua, gira. Per adesso non penso ci sia la possibilità di automatizzare anche le frecce, nel senso che lui capisce quando deve svoltare a sinistra e a destra, perché lì penso ci voglia un remapping pazzesco. Perché sta slittando di nuovo? Vediamo un po'. Ah, perché ecco, attenzione ragazzi, ogni tanto anche se voi li togliete, li riavviate, loro vogliono ancora fare la... vogliono fare lo stesso la manovra. Perché sono testardi. Ma mi sa che allora adesso poi ci conviene, quando sarò off camera gli farò la capezzania di qua, perché altrimenti tutte le volte gliela devo far fare io, non mi piace come cosa. Vedete, lui vuole fare assolutamente la manovra. Ok, siamo quasi arrivati anche con questo. Andiamo a vedere un pochino come si comporta. Adesso arriva, vedete, rallenta. Speriamo che non ci sia un fail che mi scarica tutto per bene. Lui gira a una velocità impostabile da voi, quindi siete voi che potete dirgli quanto andare di velocità in trincea. Solitamente bisogna fare un po' di test, perché alcuni rimorchi scaricano velocemente, altri no. Solo quello. Comunque, vedete. Sì, tra l'altro mi stanno uscendo tutte delle riprese parecchio fighe. Ok, e lui chiude. Adesso andiamo a vedere un attimo che chiude il percorso, come si comporta. Ma
Ormai l'avrete già intuito, sono già sicuro. Voi se... No, cazzarola, volevo schiacciare maiuscolo. Ecco, guardate qua sul flag la mod lì, come già che si chiama, filling, non mi ricordo cosa. Guardate, adesso lui è qui. Vabbè, ovviamente in salita andrà alla velocità che deve andare, cioè non è che possiamo pretendere più di tanto. Però tac. E niente, più o meno potete valutare, diciamo, la accuratezza con cui fa i percorsi dalle strisce. Se guardate, di solito i trattori fanno sempre, girano sempre sulle stesse strisce, e ciò vuol dire che comunque avete registrato un buon percorso, perché i mezzi non si sbilanciano, non iniziano a fare quei giochetti che per esempio mi aveva fatto prima di là e quant'altro. Ora facciamo ancora una ripresa figa, vedete adesso è pieno, l'altro se ne va, questo qua è già partito. Cioè, allora, c'è anche quest'altra cosa da dirvi. Questo mezzo qua, il secondo, quello che deve andare, non si muoverà, cioè rimarrà fermo quando l'altro mezzo sta facendo una manovra. E per manovra si intende anche questa cosa che ha fatto adesso, cioè togliersi dalla trincia. Infatti non potete realizzare, diciamo, degli scambi come che... scambi non stop in trinciato, sapete, quando ci si affianca con due trattori uno all'altro, eccetera. E poi si va, senza fermare la trincia si fa lo scambio. E praticamente col course play è impossibile farlo. Vedete, lì c'è la mia sbandata come al solito. Qua è andata a finire forse ancora peggio. Devo riregistrare il percorso, niente da fare. Andiamo a vedere un attimo. Voilà, vedete, Puma è nel traffico, prima mi ha scritto. E che qua in discesa loro arrivano molto veloci e sono carichi, perché i rimorchi comunque sono pesanti per... cioè, sono normali, cioè dovrebbero tirarli tranquillamente, però comunque sono lo stesso pesanti. Adesso penso che il nostro amico Birillo farà di nuovo lo scherzetto della manovra. Vediamo. Guardate, secondo me... Gira, ti prego. Troppo tardi, niente. Allora, tac, ferma. Va bene, dai ragazzi, allora adesso controlliamo solo più il case che giri bene, poi vi saluto. Vabbè, facciamo così, va, se no... Mi raccomando, se gli fate, se lo disincastrate, sempre metterlo, sempre a riavviare il percorso verso il senso di marcia. Ok, è quasi arrivato. Comunque è bellissimo, perché magari in un futuro, se con la serie di Pro Farming o magari con qualche altra serie riusciremo a far trinciati, che ne so, con 2-3 trince, potremmo avere in tempo reale magari 5-6-7 icone che vedete adesso sulla mappa. Di quelle due che si vedono adesso sulla mappa, che girano per la mappa, voi vedete come se ci fossero altre persone che stanno guidando, eccetera. Ora ci gustiamo un attimo ancora lo scarico, poi di nuovo sta slittando. Allora, io non ti salvo. E comunque hanno anche una funzione diciamo semi compattante. Siamo, vedete, l'incompattamento circa 60, quindi diciamo, oddio, ok, ecco. Sì, poi c'è la fine, ecco, forse è una novità di questa versione del course play, penso, perché nel 2013, se lui arrivava qua e non aveva finito di scaricare, andava via con ancora un po' di roba sopra. Qua invece ho visto che c'è quella, ha fatto, vedete, non so se avete visto, scusate, penso magari vi faccio un piccolo rewind. Comunque è arrivato qua, doveva ancora finire di scaricare, allora si è fermato, ha scaricato nell'ultimo mucchio e poi è ripartito. È una cosa, diciamo, nuova, tra virgolette. Basta. Oh, basta, ne. Qua si è incastrato proprio.
proprio impossibile. Non vuole, non ne vuole sapere. Oh, finalmente ce l'ha fatta. Voilà, è arrivato anche l'altro. Devo trovare il comando per togliergli i fari di Basic. Almeno che non sia proprio per l'ora. Comunque, no, però è figo. Ci sono stati dei miglioramenti, non dico enormi, ma quasi, rispetto alla a quella versione per il 2013. E niente, con questa immagine di Agromoderni che va in mezzo ai campi con questi due bei mezzi, tutto automatizzato, vi ringrazio davvero tanto per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace se vi è stato utile questo video, se vi è piaciuto e quant'altro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Da Agromoderni è tutto, ciao a tutti ragazzi.